Ardeola è un'associazione molto giovane, nata nel 2004 ed è nata dall'idea di 7-8 ragazzi che volevano condividere assieme un hobby, che è quello di vivere la natura e il territorio, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista paesaggistico. Oggi, dopo 5 anni di attività, i soci sono più di 60. Durante l'anno facciamo delle attività didattiche, sia con i bambini, ma anche con gli adulti. Collaboriamo con l'Università degli Adulti, facendo dei corsi di ornitologia, dei laboratori di birdwatching per imparare l'identificazione degli uccelli. E poi facciamo diverse iniziative in collaborazione con le comunità locali. La giornata di oggi è il proseguio di un'iniziativa iniziata ieri, che si è aperta con un corso di Bear Garden. Una persona espertissima, che è Sergio Abram, è venuta da Bolzano per tenere un corso sull'uso proprio del giardino per attirare gli uccelli e altri animali, per condividere questo spazio con loro. E quindi ha tenuto questo corso per tutta la giornata di ieri. Oggi proseguiamo con delle escursioni per vedere il territorio circostante, con delle consulenze gratuite, ma proprio volontarie, agli cittadini che vogliono far vedere il loro giardino a noi per avere qualche consiglio, e un laboratorio per i bambini nel quale prepareranno del cibo per gli uccelli e monteranno delle cassette nido che poi dopo installeranno nei loro giardini. I bambini, quando si avvicinano alla natura, mostrano una grande attitudine a imparare e a recepire qualsiasi messaggio, che sia di rispetto, che sia di condivisione. E normalmente si divertono tantissimo, anche perché gli poniamo la possibilità di maneggiare proprio le cose e di montarle, e anche proprio di giocare con le figure naturali, come, non so, le immagini degli uccelli, giochi di memoria, e quindi tutte attività che stimolano molto la loro fantasia. Dunque, allora, questo laboratorio vuole essere un'introduzione al mondo del beer gardening per i bambini. Praticamente verrà spiegato loro un po' quali sono le basi del beer gardening, cioè un po' in sostanza cosa sono le mangiatoie, a cosa servono e anche come si possono costruire i nidi per gli uccellini e dove posizionarli, quali specie si possono attirare facilmente nel proprio giardino e osservare senza per questo disturbarli, anzi aiutandoli. Dopo la teoria è previsto che questi bambini costruiranno queste cassette nido, che sono cassette nido soprattutto per cince, comunque uccellini di piccole dimensioni. Sicuramente non è facilissimo, però insomma pensiamo che possano essere fatti anche da questi bambini, poi ci siamo noi che li aiuteremo e li faremo colorare. Poi un'altra cosa che dovranno fare sarà montare delle piccole mangiatoie, fatte con il Tetra Pak, con praticamente i cartoncini del latte. E poi, per ultimo, volevamo fargli costruire queste palline di strutto misto semi da appendere agli alberi per appunto sempre attirare gli uccellini. Noi sì, abbiamo fatto diverse iniziative, soprattutto a livello di birdwatching per bambini e per insomma qualsiasi tipo di età. Beh, diciamo che da quando siamo nati nel 2004 gli iscritti diventano sempre di più e appunto vediamo che anche ai bambini piace partecipare, quindi speriamo che queste giovani generazioni crescano con questa idea della natura e del mondo della natura che può essere anche proprio fuori dalla propria finestra.